Il 15 ottobre il calendario celebra Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa. Santa Teresa era nata il 28 marzo 1515 ad Avila, in Spagna, in una famiglia nobile e benestante. Amante della poesia, della musica, delle arti, nutriva la sua fame di cultura con molte letture, ma contemporaneamente sentiva la chiamata divina e a 20 anni, nonostante la contrarietà del padre, entrò nel monastero dell'Incarnazione del Monte Carmelo in Avila. Era di salute cagionevole, ma questo non le impedì di spendere tutto il suo fervore per rifondare il Carmelo secondo nuove regole, che diedero vita all'ordine dei Carmelitani Scalzi, con conventi femminili e di frati. Era soggetta a frequenti estasi e visioni che le hanno fatto rischiare il rogo, in tempi in cui le donne facilmente venivano accusate di stregoneria. E ha lasciato diversi libri di profonda dottrina, considerati dei veri capolavori di letteratura e di spiritualità, che le sono valsi il titolo di dottore della Chiesa, prima santa donna ad esserne onorata, attribuitole da Papa Paolo VI il 27 settembre 1970. Santa Teresa d'Avila morì il 4 ottobre 1582. Proprio lo scorso 28 agosto 2024 si è proceduto a riaprire il reliquario d'argento che contiene il corpo della santa e si è riscontrato che è rimasto incorrotto dall'ultima volta che era stato visionato nel 1914. Santa Teresa d'Avila fu proclamata beata nel 1614 e canonizzata da Papa Gregorio XV il 12 marzo 1622. Preghiamo insieme. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Teresa, che attraverso la tua costanza nella preghiera raggiungesti le più alte vette della contemplazione e sei stata additata dalla Chiesa quale maestra di orazione, ottienici dal Signore la grazia di imparare il tuo stile di preghiera per poter raggiungere, come te, quell'intimo rapporto di amicizia con Dio dal quale sappiamo di essere amati. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti piace Invito alla preghiera? Vorresti trovare sul canale sempre nuovi video? La creazione di contenuti richiede molto tempo e molto impegno. Tu puoi supportarci guardando fino in fondo la pubblicità che precede i filmati invece di saltarla. Sono pochi secondi che a te non costano e non cambiano nulla, ma che per noi sono un contributo molto importante e utile. Se vuoi fare crescere il canale, puoi anche condividere il link sui social e farlo conoscere così ad altre persone. Grazie per essere parte della nostra comunità di preghiera. Dio ti benedica.